Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti, ciao a tutti insomma, benvenuti nella seconda parte degli acquisti di febbraio e marzo 2022. Sono qui per farvi vedere tutte le riviste che ho comprato in questi mesi, in questi 2 mesi. Ne ho comprate un po' in lingue estere, che le vedremo in seguito, che sono queste comunque, queste sono quelle che ho comprato in lingue estere. Partiamo subito invece da quelle in italiano. Quali partiamo? Quali partiamo? Quali partiamo? Quali partiamo? Dai, partiamo da quelle che devo parlarvi, cioè di meno, insomma, ve li faccio vedere un attimo così velocemente. Sapete che a me piace comprarle, guardarle, tenerle lì di bellezza, perché il mio sogno è avere una parete con solo riviste di moda. Quindi ovviamente se non ne compro non potrò mai fare sta cosa, ok? Quindi ogni tanto, quando mi va, quando c'ho voglia, quando vedo qualcosa che mi piace, le compro. Anche se c'è tipo solo una foto che mi piace, la compro. Ho preso Amica, questa è marzo 2022, 3,50 euro. E niente. Togliamole un attimo, giusto così per farvi vedere due o tre foto. Queste non mi piacciono, scusate. Qua sono accessori. Ok, questa è Amica di marzo. Poi ho preso, no, queste ve ne devo parlare. Vogue Italia. 5 euro viene, questo è marzo 2022 con Donatella Versace qua in copertina, tutta super lucida come rivista. E tra l'altro hanno cambiato un po' la spina. Sapete che io ci faccio tanto caso perché comprandone molte, cioè comprando molte riviste da un po' di anni, io noto che quando le metto vicine una all'altra le coste cambiano. Le posizioni delle scritte, tutto cambia in una maniera drastica. Ho notato che è cambiato un attimo anche questa, quindi vabbè. Vediamo qui. Però ragazzi, sinceramente, Vogue sarà la Bibbia della moda. Ok, quel che volete. Ma sapete che per assurdo ci sono riviste di moda che mi piacciono di più di Vogue? Ma non so, cioè, perché Vogue è talmente un'icona, Vogue, che tu la compri per quello. Però a essere, a mio gusto personale ovviamente, perché non è un oggettivo, cioè, ma oggettivamente possiamo dire che c'è uno studio molto diverso in Vogue rispetto a che le altre riviste. Le riviste indipendenti ancora sono a un livello ancora più superiore di Vogue, però anche per i prezzi che hanno, per lo studio che c'è dietro è una cosa allucinante. Infatti vorrei comprarle, cioè ad aprile mi sa che lo dico, ma poi non lo faccio, però mi piacerebbe provare a prendere quelle. Io le ho viste a Milano, sinceramente, perché non so se in altri posti si trovano. Cioè, magari in città grandi, ok, si trovano. Però, praticamente sono riviste che hanno la spirale da parte, tu le sfogli, sono una cosa spettacolare. Vabbè, comunque, c'è capito, a me piace Vogue. Però dipende, cioè ci sono dei mesi in cui, ma quello in tutte le riviste, ci sono dei mesi in cui quella rivista mi piace un casino e dei mesi in cui quella rivista non la posso guardare. C'è tipo ad esempio qui dov'è la moda? Un attimo, che non la sto trovando. Pubblicità. Ah, è qua. Ok. Vabbè, comunque questa qui. Voi se collezionate o comunque comprate ogni tanto riviste di moda, quale che vi piace di più? Che sia italiana, che sia estera, che sia indipendente, che sia commerciale? Ditemi, Amica, Vogue, Elle, Marie Claire. Glamour non esiste più. Cos'è che è? Sì, ce ne sono anche altre di moda, ma io non prendo. Vanity Fair, forse. Poi ho preso questo che è il mio primo numero di questa rivista dell'Officiel Italia. Questo viene 5 euro.
sì, stampato Unione Europea, è il numero 42. Ho già visto che è uscito quello estate. Devo prenderlo perché c'è su Katy Perry, quindi non mi può mancare assolutamente. Devo prenderlo. Sinceramente devo capire dove trovarlo, perché la mia me l'ha dato la mia edicolante questo, quindi cioè dove vado di solito, quindi magari se glielo chiedo potrebbe anche recuperarmelo. Ah, soprattutto se qualcuno di voi lo prende. Ho visto che è Spring, poi c'è Summer, quindi penso che sia trimestrale. 6, 9, 2, trimestrale perché sì, a stagione trimestrale e non mensile. Beh, comunque qui abbiamo le righe. Queste che vanno molto. Cosa che abbiamo? Questi. Vedete, cioè, io lo trovo molto particolare. Molto, molto particolare. Guardate queste, che bella questa foto di Istanbul. Cioè, mo, che arriva da Istanbul. Ma se voi guardate anche i video su YouTube, i video musicali in turco sono così, ve li consiglio, dovete guardarli, video musicali turchi pop, perché veramente sono qualcosa di bellissimo. Ok, passiamo a quelli che vi devo dire qualcosa. Marie Claire e Elle hanno cambiato le misure. Voglio dire, cavolo, come hanno cambiato le misure? Hanno cambiato le misure, ragazzi. Ma cioè, ci ho fatto caso, guardate, mezzo centimetro, mezzo centimetro. Vedete? Cioè si nota poco, però sono cambiate mezzo centimetro e mezzo centimetro. Comunque ho preso marzo 2022 3,50. Ragazzi, sto sempre cercando di. Beh, qui sono foto un poco cioè un po' particolare, un po' modificata al computer. Mi piace la cosa delle riviste di moda perché in ogni. Ma l'ho mai vista sta rivista? Boh. Mi piace perché ogni fotografo è così, ovviamente ha il suo stile, no? La sua interpretazione. Quindi mi piace un casino guardarle. Questo è marzo. Aprile, invece è un po' più piccolo. Sempre 3,50. In questo c'era legato Marie Claire Enfant e Marie Claire Maison. Non ve li ho tirati fuori perché sinceramente. Però ho preso Marie Claire aprile. Ed è questo. Cioè faccio un po' veloci perché sennò proprio a caso. Ok. L 1,50 euro a numero anche L, come possiamo notare benissimo. Tra l'altro proprio benissimo. E questi sono vecchi, questi nuovi più bassi e più stretti. Ok. Sempre 1,50 euro. Secondo me è per il problema della carta, perché cioè, si vede che con quel centimetro in meno di margine per ogni pagina si va a recuperare qualcosa. Quindi. E questo è il numero 8, 12 marzo. Io li compro perché mi piacciono, però mi rendo conto che sono. Aspettate che qui la moda è sempre in fondo alla via, ok. Spero sempre che non escano foto, no, perché ogni tanto ci sono foto un po' scandalose. Numero 9 del 19 marzo. Aspettate, qua mi sa che c'è. Infatti. C'era dentro Hypnotic Poison. No, perché ogni tanto mi dimentico di togliere i campioncini dalle riviste. Cioè, quindi magari in alcune riviste ho dentro i campioncini, manco mi ricordo. Meglio toglierli. Non vorrei che poi mi si macchia. Bello questo. Ah, beh, Weekend Max Mara, ok. No, perché dovete sapere che è uno dei brand che mi piace tanto, Weekend Max Mara. I miei preferiti sono Moschino. Cos'è? Moschino, Dolce Gabbana, Weekend Max Mara. È più. Vabbè, Valentino mi piace molto, più elegante. Dio, che mi vengono in mente adesso sono questi. Poi. Numero 10. Tra l'altro quest'anno vorrei abbonarmi. Ah, ecco, voi siete abbonati a qualche rivista per caso. Vorrei abbonarmi a L.
numero 10, il 26 marzo 2022, così ogni settimana clean, arriva nella mia cassetta, non perdo neanche un numero, ce li ho tutti lì. Pieni. E questo. Ah, ecco, cioè, adesso vi faccio vedere perché io amo Moschino. Penso si possa capire, ok? E tra l'altro questo è della nuova linea, è uno dei più sobri, ragazzi. Perché alla fine questo è anche sobrio, cioè semplicemente ha i bottoni a cuore. Quindi è anche abbastanza sobrio. Ok. Se devo essere sincero, L mi piace tanto, però la preferivo un po'. Adesso sono migliorati, ma all'inizio, quando da mensile sono passati a settimanale, si notava tanto la differenza. Ma tanto, cioè, il mensile era bellissimo e settimanale andava a perdere molto. Adesso diciamo che stanno migliorando anche in quello, che anche nel settimanale stanno riuscendo a mettere qualcosa di carino. E questo è il numero 12, eh sì, numero 12, il numero 11 del 2 aprile. Sì, perché la data è sempre dopo quando esce. Poi mi fa morire perché L ha i numeri a caso, cioè letteralmente. A parte che non ho un anno intero, quindi da potervi dire in quel mese metterlo spillato, in quella settimana metterlo brossurato. Però vedete, la maggior parte sono brossurati, ogni tanto capita il numero spillato. Questo devo ancora capirlo. Voi lo sapete per caso? Vabbè, comunque qui c'è la mitica Luisa Ranieri, giusto? Sì. Vabbè, qua un po' tutto nero, tragico. Ah, beh, deserto rosso, questi sono bellissimi, ragazzi. Ah, un altro che mi piace, il trovo, dove che è questo. Questo chi è? Giorgio Armani. Boh, Giorgio Armani e Chanel sono migliorati un casino, però sto notando. Avranno cambiato qualcuno dentro, perché Missoni, questo è carino. Ok. E queste sono le riviste italiane che ho preso. L, 1,50 euro numero. Passiamo a quelle che ho preso in lingue estere. E sono tutte queste. Io le compro principalmente a Milano perché è dove le trovo. Tra l'altro, ragazzi, se qualcuno conosce un sito o sa se quei siti spediscono in Italia per le riviste. Non si è capito niente, vero? Riformulo la frase. Vorrei sapere se qualcuno di voi conosce dei siti dove vendono le riviste in lingue estere e le spediscono in Italia. O meglio, o anche se, non lo so, ad esempio, ho comprato Marie Claire France, se posso comprare un volume e me lo spediscono in Italia, cioè senza farmi fare l'abbonamento, intendo. Fatemi sapere perché mi interesserebbe molto comprare riviste di moda giapponesi, cinesi, cioè, nel senso, no, cinesi anche no, giapponesi e così, capito? Mi interesserebbe australiane, così vorrei sapere se puoi comprare una rivista e te la spediscono o se per forza devi farti l'abbonamento, perché sinceramente per una rivista 30 euro sono tantissimi, ma posso fare uno, cioè, quella volta posso farlo. Se mi devo abbonare a 500 euro di una rivista, capite che anche no. Ok? Cioè, semplicemente quello vorrei saperlo. Allora, prendo il mio quaderno, perché se devo stare qui a cercare ogni volta il prezzo in Italia, ci mettiamo 82 anni. Ho preso Marie Claire France. Vi dico i prezzi di quello che costano, ovvero che li ho pagati io in Italia. Quindi già se voi abitate in Svizzera il prezzo è un altro. E vabbè, se abitate in qualsiasi altra parte, ovviamente se abitate in Francia è 2,70 euro. Se abitate, se invece lo comprate, Marie Claire France lo comprate in Italia, siamo a 5,30 euro. 5,30 euro, questo qui è il volume di marzo. Giustamente siamo ancora a marzo.
mi piace e una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare è tipo guardare le riviste che ho e scannerizzare le pagine che secondo me sono le più belle, no? E fare una rivista con le immagini più belle. Piacerebbe un casino, però mi rendo conto che non so quanto possa costare in copisteria una roba del genere. Vabbè, questi. Poi ho preso Glamour Spagna. Giusto, Spagna. Sì, Spagna. E non so perché in Andorra costa meno che Spagna, però vabbè. Ed è febbraio-marzo 2022. L'ho pagato Glamour, 3,60€. Glamour in Italia non esiste più. In Spagna esiste ancora, a quanto pare, quindi l'ho preso. Io ovviamente l'ho preso in Italia, vi sto dicendo i prezzi in Italia. Ed è bimestrale, a quanto pare, perché febbraio e marzo è bimestrale. Edizioni Condé Nast, perché sapete che Glamour faceva parte, a quanto pare fa ancora parte, insieme a Vogue di Condé Nast. O Vogue è... No, Condé Nast è Vogue. Vabbè, è questo. Questo che ho adorato, ragazzi. Questo è bellissimo. Cioè, questo l'ho comprato e mi voglio abbonare. È l'Espagna. Ho già visto il prezzo, 170€, quindi sarebbe una follia se mi abbonassi. Però è bellissimo. Qua la nostra fantastica Rita Ora. È 2022 e l'ho pagato... Vi dico sempre il prezzo in Italia, 8,50€, alla faccia. No, ma sì, ragazzi, cioè, oh, la vita è una. Se stiamo qui a guardare, certo, non dico che non avete soldi per mangiare e andarvi a spendere, cioè, ok, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. E io non è che tutti i mesi vado a comprare questi. Cherry Laura, che fashion, cioè veramente molto pacchiano, ma ci sta. Scusatemi, no, sto cercando perché, esatto, perché in alcune riviste c'è prima la moda, c'è prima la moda e poi il resto. Cioè, scusatemi, la bellezza e poi la moda. In altre c'è prima la moda e poi la bellezza. Dipende da come è strutturata la rivista, come hanno deciso di strutturarla. Comunque, l'ho adorato. Il mio sogno sarebbe prendere L di tutti gli stati. No, ah, vi stavo dicendo prima, perché io non trovo più Vogue Japan, India e così, come nel 2014, quando andavo e trovavo tutto. Poi ho preso Vogue Spagna, pagato 7€ e... così tanto? Sì, 7,90€. Però, capito, cioè se le riviste le trovo qua, le vado a Milano, sono 10€ di treni per me, e buon, no? Ok, vado. Se invece... le compro una, se invece mi devo abbonare, capite che è già un po' più un problema. Ok. E questo invece è febbraio, ragazzi. Questo è febbraio. Vogue France. Sempre febbraio. Tra l'altro non so perché nei vari Vogue un tempo cambiavano tutte le foto, adesso invece nei vari Vogue le foto sono più o meno uguali. Non ho capito perché. Questo è febbraio. Ah, non è più Paris. Vi ricordate che era Vogue Paris? È diventato Vogue France. Cosa avevo detto io? Ok. No, perché non aveva senso. C'era cioè, l'unico che si chiamava Vogue Paris al posto di Vogue France. È diventato Vogue France. E viene 5,90€. Prezzo in Italia. Prezzo in 4,90€. Quindi alla fine un euro in più viene. Cioè, per un euro in più, ragazzi, cioè prendetelo. Per un euro in più rispetto allo stato d'origine. A parte che io li compro anche se vengono un botto di soldi in più. Cioè,
Proteso in style America. Questa è la mia prima rivista degli Stati Uniti, tra l'altro, con Gigi Hadid. Questo è marzo 2022. Qui c'è l'America perché c'è il prezzo in dollari e dollari canadesi. Per quello vi dico che è America. E poi c'è scritto .com. 10,50 euro l'ho pagato. Qui non c'è scritto perché c'era una targhettina qua che io ho tolto con il prezzo. E questo l'ho donato, ragazzi. Cioè, vedete quanto è bello. Bellissimo. Poi ho preso Bazar Germania. Dove sei? Bazar Germania. 10,20 euro. Ok. Ok. E devo farvi vedere uno velocissimamente. Questo è il mio preferito. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate tutto. Questo è del Regno Unito, 9,80 in Italia. Qui sono tutti i prezzi degli altri stati. Volevo farvi vedere, questo qui è marzo 2022. Queste pagine, questa. Questa. Sono le mie preferite, sono troppo belle. E questa. Ok. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, che noi ci vediamo nel prossimo video. Comunque, che riviste collezionate voi. Ciao!